Il pappagallo in sottofondo. Allora, noi stiamo facendo merenda con il tè. Ciao. Mamma, sei io cosa sono? Una volpe. Una volpe? Sei furbo come una volpe, vero? Comunque, ci stiamo rilassando, ci stiamo prendendo un bel tè. Ho deciso di filmare perché mi è arrivato un pacco, veramente il secondo pacco di tè in una settimana, perché l'altro giorno ho fatto un ordine e mi è arrivato questo bellissimo pacchetto di Ikea, solo che non sono riuscita a filmare, quindi le avevo già posate. E oggi mi è arrivato un altro pacchetto, quindi adesso vi farò vedere che cosa mi è arrivato e in più dopo vi farò vedere, magari senza andarle a tirare fuori, dato perché le ho già messe, sistemate, e magari le avete viste anche già nel video precedente. E quindi vi porterò con me a far vedere che cos'altro ho preso. Niente, adesso noi ci facciamo... Noi finiamo di fare merenda, c'è Noemi che sta facendo i compiti, ormai siamo in didattica a distanza. Oh, piano piano. Come avete visto in alcuni video precedenti, abbiamo alcuni elementi nuovi in famiglia, ovvero questi uccellini, questi cocorit, come si chiamano? Cocorit, tipo. Vabbè, questi pappagallini piccolini, sono adorabili. Uno si chiama Violino e l'altro? Fiorellino, li ha scelti Cristian i nomi. Giro così vedete meglio. Eccoli qui. E sono veramente carini. Li stiamo tenendo dentro perché è un po' freddo fuori. Ormai è tornato il freddo. Da che faceva caldissimo, ormai era primavera, non fateci caso, ho messo un pantalone di Noemi perché l'asciugatrice era ancora è finita, ma mi è rimasto un po' umido, quindi l'ho messo sul riscaldamento. E stavo dicendo, è tornato il freddo, oggi diluvia, veramente diluvio universale, temporale, proprio chiuso, autunno, inverno, inoltrato oggi. Guardate un po', anzi adesso ha smesso di piovere un po', quindi va un po' meglio, però veramente bruttissimo, proprio zona rossa. Meno male, da una parte sono contenta che almeno non viene voglia di uscire con questo tempo, perché visto che non si può uscire,
ci sta il maltempo, ne sono contenta che piove. Comunque adesso vi faccio vedere che cosa mi è arrivato di Ikea. Allora, mi sono messa qui comoda, come potete vedere siete ben posizionate perché finalmente mi è arrivato il nuovo treppiedi, quindi sarà molto più semplice filmare. Allora, ho comprato questi contenitori, questi qua sempre Ikea, appunto, questi qua da 1 euro, ne ho presi 4, nell'altro video li avevo presi, sono attaccati? Vabbè, ce la faremo? Questa volta ho preso questa misura piccolina, venivano 1 euro l'uno, ne ho presi 4 appunto, perché nell'ultimo ordine avevo preso quelli più grandi, ma sono troppo grandi per il mio bagno dietro, quindi non mi sono trovata benissimo come grandezza, quindi proverò con questi. Quindi se non dovessero andare dietro all'armadio dove i detersivi, troveremo un'altra soluzione, anche perché i contenitori servono sempre, quindi è sempre ottimo tenerli. Ho preso per l'ennesima volta i miei adorati bicchieri, questi qua si chiamano Ibrig, sono 4, sono neri, cioè grigio, sono neri, sono sfumati. Io li adoro questi bicchieri, amo questi bicchieri neri, proprio li amo alla follia, e li ho comprati parecchi negli anni, sono questi qua, e vengono 5 euro, 4 bicchieri, sono veramente stupendi. L'unica cosa è che da che ne avevo più di 12, me ne sono rimasti tipo 7-8, forse 6, comunque... Penso che sia dovuto al fatto che siano troppo rotondi, però visto che sono economici li continuo a comprare perché li adoro proprio, è il tipo di bicchiere che io amo, poi sfumato, è molto elegante e moderno allo stesso tempo, solo che capita che al tavolo scappano e cadono, è molto facile romperli questi qui, quindi me ne sono ordinata altri 4 perché pranzo e cena, uno beve il pomeriggio... comunque mi servivano, e quindi questi qua li prenderò sempre, finché li faranno, li produrranno, li porteranno, li comprerò sempre. Un'altra cosa che ho comprato, le spugnette, che compro sempre, le adoro, queste qui sono ottime, vengono 1 euro, e poi ho preso questi contenitori sempre, questi qui si chiamano Scoob, sono 5 pezzi, no, 6 pezzi, e questi qua sono di varie grandezze, questi qui sono perfetti per gli armadi. Ho preso questo qui perché dove ho le spazzole nel bagno qui davanti, l'avevo già uno, poi ho organizzato il bagno dietro un po' meglio, l'ho spostato, quindi comunque mi servivano. Tolgo da una parte e lo metto dall'altro, quindi l'ho preso e basta. E vi faccio vedere, questi qua si aprono in questo modo e poi c'è la cerniera. Poi sono lavabili, quindi perfetti proprio... perfetti per tutto, per vestiti, gli accessori. Questo qui è il più grande, poi ci sono altri 2 rettangolari di misura media, e poi questi qui più piccolini, questo è proprio piccino piccino, lo metterò nel cassettino di Christian, e poi un altro quadrato, sono 2 e 2, tutti doppi insomma. E questi qui sono ultra consigliati, costano 5,95 euro, però 6 pezzi, quindi convenienti. Adesso li metto qui. Poi ho preso, sempre perché sono in fissa con i piatti, amo piatti particolari, sempre moderni, ne ho tantissimi anche di alta qualità, ma giornalieri, preferisco questi qua dell'IKEA, sono versatili, sono abbinabili, e comunque anche se si rompono non mi dispiace, perché ultimamente amo cambiare, amo cambiare da sempre, però ultimamente stavo utilizzando quelli là più grandi per quando arriva qualcuno, perché mi piacciono le forme, mi piacciono i disegni, i ricami, dopo vi faccio vedere quali sono. E quelli là li avevo presi in Svizzera, però uno già si è rotto, e comunque sono troppo ingombranti anche per la lavastoviglie, che uno apre e chiude, non sono molto giornalieri, molto comodi, preferisco tenerli per quando visite, anche se ormai ultimamente... ho iniziato a pensare, godiamoci le cose per noi, perché tanto con questo Covid cene non se ne possono fare più, non c'è più modo di festeggiare in grande, voglio dire, quindi è giusto anche utilizzarle per noi, però sono proprio scomodi perché sono troppo grandi, quindi
visto che avevo un altro servizio che avete visto nell'ultimo video che ho fatto della pulizia della cucina, sempre quelli là neri rotondi, anche lì mi si sono rotti parecchi, da che erano 6, me ne sono rimasti 4 piani fondi, vabbè, quelli di sotto 4 e 3 di sopra, ne sono in 5, almeno 4 perché qui c'è ancora un piattino con la di plastica. Però almeno 4 sì, perché non mi piace poi fare uno in un modo e l'altro in un altro. Quindi mi sono presa questi piatti neri, perché bianchi, sono tutti bianchi, mi piace anche nero. E questi qui venivano 8 euro 4 piatti, ma sono bellissimi. Cioè, guardate, sono proprio belli, 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 capienti, ma poi anche molto... mi piacciono. E poi ovviamente ho preso anche il piatto di sotto, questo qua. Anche questi qua venivano, guardate l'imballaggio tra l'altro, l'imballaggio è impeccabile. E poi ho preso quello di sotto, adesso lo apro così vi faccio vedere. Io sono molto pratica nel giornaliere, mi piacciono cose pratiche ma allo stesso tempo mi piacciono ricercate, moderne, eleganti tra l'altro, non brutte. E quindi questi qua sono i piatti, cioè guardate, io amo il bianco, però ogni tanto mi piace il nero, e quindi sarà contento mio marito che ti fa Napoli. E quindi con la tovaglia bianco, magari il runner, ci sta benissimo. E quindi questi qua sono gli acquisti che ho fatto, che sono arrivati oggi. L'altro giorno mi è arrivato un altro pacco, adesso vi faccio vedere, venite con me. Nell'ultimo acquisto ho preso questi contenitori per le spezie. Mi sono pentita di non averne preso un'altra confezione da 4, perché era carino mettere anche questi, quindi non dico adesso ma più in là sicuramente comprerò un'altra confezione di questi per mettere le spezie, perché veramente sono carinissimi, tutto molto più organizzato. Poi vabbè, si capisce quali sono, se proprio vedo che andando avanti ho un po' di difficoltà metterò qualcosa scritto, quindi però si capisce: pepe nero, prezzemolo, cannella e questo qui origano, quindi poi vabbè dietro c'è scritto. E questo ho preso nell'altro ordine, sempre nell'altro ordine mi sono presa altre due di queste ripiani. Questi ripiani qui vengono 5,95 euro, comodissimi. Adesso andrò a mettere qui piatti nuovi, bicchieri, vedete? Oggi ne abbiamo utilizzati 4, e ne sono altre 3 e quindi mi servono altri bicchieri, dai. Almeno per i giornalieri sì. Altre cose che ho preso, l'ultimo ordine di Ikea, sono questi contenitori per la pasta, per tutto. Io li uso per la pasta, in questo caso li ho presi proprio per questo. Questi qui lunghi, che quelli là un po' più... bassi, perché sono veramente comodissimi, quindi l'ho presi. Questi qua invece li ho presi da Epicasa, già ve l'ho detto nell'altro video. Anche questi sono buoni, ma non hanno la plastica di qualità come questi, però diciamo che sono carini anche questi qua. Quindi questi sono gli acquisti che ho preso. E poi ho preso questi scatoloni, 2, non fateci caso un po' il casino, dove devo fare ordini, lo faremo insieme nei prossimi video, e quindi ho preso questi qua della misura più grande. E altre due cosine che ho preso erano questi qua, sempre richiudibili, e li ho presi per sistemare un po' all'intimo i cassettini di Christian, perché qui dentro è sempre un casino, non era per niente organizzato, adesso sicuramente... Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...